7 minuti e arriva il gol dei rumeni. Corso viene fermato nella metà campo rumena, imposta la replica l'ala sinistra Lucescu, passa a Gergely, il regista della squadra rumena, questi fa proseguire sulla destra il terzino Popa. Il suo lancio è in avanti al centroavanti Dridea, che supera Bianchi, rimette un cross molto arretrato che salta tutti, ma sul quale arriva Dobrin con un tiro imprendibile sull'angolo destro basso di Sergio.